Buonasera amici di Radio Bombay, siamo al 110 Caffè di Perugia, stasera mercoledì rock, che dove suoneranno i Set Side Project. Sono qui alla mia sinistra con Gianluca. Ciao. E alla mia destra con Domenico. Ciao Domenico. Ciao. Allora ragazzi, domanda di rito, insomma, voi avete in gestazione, quindi prossimo al parto ormai, obiettivamente, il vostro ultimo lavoro, si chiamerà Voyages Extraordinaries, e la prima domanda che vi voglio fare è appunto se riuscite a definire quelle che sono delle analogie, delle differenze col vostro penultimo lavoro, appunto Winter Whales War. Beh, sicuramente è un passo avanti, non avanti in senso di maturità, forse sì anche un pochino, però un passo avanti rispetto a quello che stiamo facendo, coerente, perché abbiamo iniziato a suonare in due, fare bene o male garage blues come ogni formazione, la maggior parte delle formazioni è chitarra e batteria, poi pian piano con Winter Whales War abbiamo cominciato a usare anche strumenti acustici, a avere appunto delle influenze più tradizionali, più folk in questo senso, e appunto quest'ultimo disco è il risultato forse di questa sperimentazione, e di conseguenza ci siamo resi conto che ci piaceva appunto il folk, che ci piacevano queste melodie un po' più, che andavano un po' più sul country, un po' più sull'Irish folk o su comunque il folk tradizionale, e di conseguenza abbiamo desaturato un po' i suoni e preferito un po' più il legno. Quindi avete praticamente scelto di evolvervi da questo punto di vista, insomma, appunto come dicevi tu, siete partiti appunto come un duo garage che poi appunto ha inserito al proprio interno, fino su tutto infatti, la previsione del violino, che comunque vuoi non vuoi allarga le vedute e la vostra concezione di musica d'insieme. Quindi questo esperimento, insomma, almeno così, diciamo a mo' di scoop, come è venuto fuori, insomma, da che cosa, qual è la necessità effettiva, cioè cosa sentivate di dire in più aggiungendo appunto questi nuovi strumenti che vuoi non vuoi comunque completano i suoni? Certo, noi in realtà è stato un discorso molto logico, perché essendoci trovati in sala io e Domenico a scrivere delle canzoni che non potevano magari rendere live più con chitarra e batteria solamente, ci siamo appunto avvalsi di amici che fortunatamente vengono con noi in macchina molto stretti, sono appunto Andrea al violino e Claudio al basso, alla chitarra, all'iPad e tutte le altre cose e all'alcol, e che appunto ci danno una mano in questo senso, perché sennò sarebbe un po' poco coerente portare un disco arrangiato in 5, 6, in 2, insomma. Quindi insomma, ecco, appunto cambia anche il live da questo punto di vista, diventa molto più pieno. Certo. Bene, andiamo avanti con il fatto, appunto stiamo parlando dell'album fin dall'inizio, ma non abbiamo detto la cosa fondamentale, ma ci arriviamo come al solito pian pianino, cioè il 18 aprile voi presentate praticamente a casa vostra, l'Init, il vostro ultimo lavoro. Vabbè, insomma, abbiamo detto che è il frutto di un'evoluzione, di una crescita anche dal punto di vista musicale, con arrangiamenti nuovi e con nuove sonorità, ma voglio chiedere appunto la scena musicale romana, ovviamente del panorama indipendente, che caratteristiche ha, come vi state trovando, come vi state muovendo al suo interno, e poi anche alla luce anche del fatto che insomma ha colpito il circolo, che insomma è stato chiuso il circolo, e come questo possa magari, ecco, influire nel panorama romano in primis e poi magari in seconda battuta su scala nazionale. Sì, ma a Roma fino a poco tempo fa forse si poteva parlare di scena, adesso ci sono solo dei gruppi che suonano in dei locali quando sono aperti. Ormai purtroppo a Roma non ci sono più locali. Sì, non ci sono proprio più locali. Il Circo degli Artisti era uno dei pochi punti fermi che noi avevamo, noi band piccole, insomma. E di conseguenza sì, è stato un duro colpo per tutti, anche perché non si tratta di un problema, diciamo, che è venuto dal cielo, ma si tratta delle maldisposizioni di management che l'hanno condotto un po' in malora. Adesso ci sono tante storie, tante voci che girano e sarebbe magari scorretto parlarne, però è stato un colpo durissimo per tutti, quindi meno male che c'è l'Init. Quello sì. Abbiamo percepito anche da qua, nonostante siano poco più di 100 rotti di chilometri, comunque esatto, è un colpo basso obiettivamente alla musica indipendente. Domenico è cambiato. Domenico, oggi come ti chiami invece? Cioè da adesso come ti chiami? Laurio, va benissimo. Perfetto. È bello questa cosa che cambia, fa molto sì, Maurizio Costanzo Show. Di voce. Fantastico. Allora, invece adesso facciamo un giochino, visto che sei arrivato a questo punto, il giochino lo fai anche tu. E dovete fare una cosa per i nostri radioascoltatori, cioè nel senso proporre un artista o una band. Una cosa che ci piace. Esatto. Però ti fermo.
inizio da te. Ma qualcosa di accessibile o anche esagerato? Quello che certo, se mai italiano o straniero? Beh, siete liberi, chiaramente, cioè, non andate su Burzum perché mi mettete in difficoltà, però un consiglio, ecco. Io non ho mai sentito Jonesy dal vivo, il cantante dei Sigur Rós. Ok, tu sì. Quindi è un'alternativa a Giovanni Truffi. Ok, perfetto. E poi sono due cose molto che si sposano molto bene, tipo Brunori e Burzo. Esatto. Non lo so. Sì, José González è un artista che abbiamo scoperto in realtà una notte a caso con Domenico, tornando da una sera. Sì. E facendo zapping abbiamo beccato. Cos'era, Domè? Era quella trasmissione, una trasmissione bellissima che si chiama From the Basement. Bellissimo, sì. Tutti faceva un live con White Stripes, un sacco di gente. E c'era lui, questo José González, presumo si pronuncia, sì. Anche se però è norvegese. Ok, quindi ci sarà qualcosa che non esatto, va. Quindi esatto. Ci sarà la Z un po' più forte. Esatto. E lui è veramente figo, fa chitarra acustica, no, chitarra classica mai acustica, quella pure corde di nylon, sì. Quindi sonorità un po' strane, e voce, così, un po' monotono magari alla lunga, però in realtà sono belle linee vocali, un Damien Rice un po' più figo, ecco, un po' meno pesante. Però in realtà pure la mia si piace. Sì, vabbè, quello senza ombra di dubbio, però ecco, dopo un po' fa male, sì, ti fa maluccio. Allora, l'ultima domanda invece non è una domanda, ma è una constatazione praticamente. È la terza volta che vi ospitiamo qui a Perugia, al Mercoledì Rock. Non so se definirvi ormai degli aficionados o... Un piccoglione. No, aspetta, quello no, però le prime due esibizioni cosa vanno lasciate e cosa vi aspettate da quella di stasera? Ma noi in realtà non vediamo l'ora ogni volta di venire qua, perché è strano, sembra che sviolino perché siamo qui, ma in realtà lo sai che non è così. Sì, esatto. Perché è strano, perché qui sembra ogni volta di... noi nel nostro piccolo ce la siamo girata un po' l'Italia, sappiamo come funzionano i live così, e qua ogni volta sembra che, cioè, nel senso che Woodstock. Ok, capito? Noi abbiamo il Mercoledì Rock, quando si fa, raga, aprile, ok, allora prendiamo, non beviamo per due settimane, ci prepariamo, dieta, così tutti sopra, qualcuno guida dopo, esatto, ragazzi. C'è quel santo di Giovanni che c'è, c'è che ricordo che esatto. Parte del concerto. No, però poi mi ricordo molto con affezione anche la prima volta che sono con Roberta, e sì. fu divertente. Poi, non era questo locale, però era, no, era da Contrappunto, come si chiamava? Contrappunto. Bello, me lo ricordo a voglia. Carino quel locale. Sì. Va bene, allora, insomma, quindi abbiamo fatto questo revival, abbiamo fatto questa forma di cos'è, una promessa che stasera, insomma, farete, andrete oltre, diciamo, perché l'obiettivo esatto. Palla di fuoco. E niente. Tra l'altro poi Jacopo ci fece i suoni al Contrappunto. È vero. Sì. E poi tipo, capito, noi gli allacciamo le scarpe. Detta, piano piano ragazzi. Allora, intanto, vabbè, io vi ringrazio, ci salutate Radio Bombay guardando lì. Ciao Radio Bombay.